Bella a tutti ragazzi, qui è Giulio Interessante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui col 24esimo episodio della carriera giocatore su FIFA 16. In questo episodio ragazzi andremo a giocare la partita contro il Verona di campionato e poi la partita con la maglia italiana contro l'Irlanda. Questa qui ragazzi è la classifica, noi siamo al secondo posto con 24 punti, al primo posto c'è l'Inter con 26 punti, quindi al momento solo 2 punti di distacco. Quindi noi ci vediamo in campo ragazzi contro il Verona, prima però come sempre invito a lasciare un bel like per supportare al massimo questa serie, cerchiamo come sempre di raggiungere e di superare i 200 like. Noi ci vediamo in campo ragazzi contro il Verona, buona visione a tutti, bella! Eccoci qui ragazzi, siamo nello stadio del Verona e inizia adesso Verona-Roma e come in ogni episodio cambiamo questa maledetta visuale. Eccoci qua, adesso tutto perfetto e inizia adesso Verona-Roma. Attenzione, i turbi, buona per noi, possiamo andare con calma dall'altro lato, bene per Gervinho. Ora Gervinho, guardami ancora sulla corsa, bene così, poi dentro, attenzione messi giù, niente. Attenzione, bene il passaggio per i turbi, fa andare i turbi, ancora i turbi, con calma i turbi, con calma i turbi, guardami dentro, bellissimo. I turbi. Ci siamo capiti io e Turbe. Bene così, vieni qua Turbe, fatti abbracciare. Vieni, forza, fatti prendere Turbe. Bravo, mi hai preso tu. Non sapevo bene che movimento fare. Alla fine Turbe ha superato lui e poi dentro. Per noi che stiamo anche quasi per sbagliare. Comunque, 1-0 ragazzi al 28esimo. Attenzione, Paredes, ora guardami ancora. È bene così, possiamo andare con calma. Ci giriamo così, con calma. Ora appoggiamo. Dentro, per i Turbe. Ora guardami Turbe. Buona ancora dentro. La finta. Appoggiamo col sinistro al giro. 2-0 al 32esimo. Ragazzi, qualcuno di voi mi ha detto di passare a difficoltà leggenda. Io nella prossima partita voglio fare un esperimento e quindi vediamo come ce la caviamo a difficoltà leggenda. Attenzione, Emerson. Guardami sulla corsa, Emerson. Bene così, la teniamo dentro. Possiamo andare fuori uno con calma. Proviamo a passare in mezzo a due. Ecco dove stavamo passando. Attenzione qua, la perdono. Fa la rovesciata. È un tiro al volo. Era bello ragazzi se facevo una rovesciata pazzesca. Purtroppo non l'ha fatta. Attenzione qui adesso, calcio d'angolo dentro sul primo palo di testa. Blocca Rafael. Possiamo andare, ci giriamo. Bene così, possiamo andare ancora fuori uno. Non ci viene questa volta. Poi in angolano. Appoggia per noi. Possiamo andare, ci giriamo. La finta dentro. Appoggiamo per De Rossi. 1-2 con De Rossi. Attenzione buona. Possiamo andare la finta dentro. Rafael. Calcio di punizione ragazzi. Purtroppo non lo battiamo noi. Il tiro di Florenzi e palla fuori. Devo migliorare ragazzi a battere le punizioni perché voglio essere il tiratore della squadra. Mi piace davvero tanto batterle. Speriamo un giorno col tempo ragazzi di diventarlo. Attenzione Nengolan. Guardami, guardami Gervinho sulla corsa. Bravissimo, bravissimo. Ora possiamo andare alla finta. Ne superiamo uno. Ma c'è il fallo però. C'è il fallo. Fammelo battere a me, ti prego. Eh no, siamo addirittura fuori. E andiamo a questo punto ragazzi a simulare il resto della partita. Ora ragazzi andiamo a fare come sempre i soliti allenamenti. Noi abbiamo le punizioni assistite, quindi ce l'abbiamo ragazzi l'attributo per migliorare le punizioni. Bisogna solo attendere e crescere un po'. Comunque CFDCD. Andiamo avanti ragazzi nel calendario e andiamo a giocare la prossima partita. Siamo con l'Italia e mi sembra che non siamo in campo. Ho letto così esatto, non siamo in campo ragazzi la partita contro l'Irlanda. Quindi andiamo a simularla. Al nostro posto ragazzi c'è Balotelli con un numero 31. Gol di Candreva comunque e Eder. Prossima partita invece ragazzi contro il Galles e siamo in campo. E come detto in precedenza ragazzi, difficoltà leggenda. Siamo passati alla difficoltà massima. Vediamo un po' come ce la caviamo. Noi ci vediamo in campo, bella. Eccoci qui ragazzi, le squadre stanno per entrare in campo e inizia adesso Italia-Galles. Attenzione Candreva, appoggia dentro, guardami Verratti, bene così. Attenzione, spinti, Marchiso, il destro. È 1-0 Italia ragazzi dopo 7 minuti. Vieni qua Marchiso che forse avevo anche subito fallo io. Una spinta assurda mi hanno dato, poi comunque la palla va a Marchisio e si prende il gol. 1-0. Dall'altro lato Ladley, bene così che la perde. Via così ragazzi, ripartiamo in contropiede dei Rossi. Subito appoggiamo dentro, bene per Marchisio. Forza Marchisio, buona per noi. Possiamo andare, siamo da soli, ne superiamo uno. Ne superiamo uno, Collins. Non t'ho superato a te, ora attenzione a questo. Che sta combinando. Attenzione Candreva, è buono per noi. Possiamo andare, appoggiamo dentro. 1-2 Marchisio al destro. Stava facendo un gol identico Marchisio. Attenzione Criscito, bene così, appoggia per noi. Poi dentro, bene il movimento di De Rossi. Via così De Rossi, guardami, è buona ancora per noi. Possiamo andare come ci giriamo. Poi sinistro, ribattuti. Però ancora buona, Verratti. Verratti dentro la finta, non ci viene. Cavolo, voglio segnare. Naturalmente recuperiamo palla. Guarda lì che contropiede e va a fischiare. Comunque, fine primo tempo ragazzi, 1-0. Voglio assolutamente cercare di fare gol a difficoltà leggenda. Attenzione, Candreva, guardami nello spazio. Bene così, possiamo andare, dobbiamo superarlo. Poi questa volta passiamo e non riusciamo a tirare. De Rossi, facciamoci vedere un po', De Rossi.
buona per noi. Possiamo andare alla finta. Ora bene così, appoggiamo. Ottima per Marchisio. Guarda il Marchisio nello spazio. Attenzione, buona. E buono il destro. Il rimpallo. Tutto regolare. 2-0. Sì. E arriva il gol, ragazzi, a difficoltà leggenda. Un po' di fortuna, però diciamo che siamo stati ricompensati, perché veramente abbiamo creato tantissime azioni. Marchisio, ci siamo un po' rubati palle, poi me l'ha passata, il rimpallo, e la buttiamo dentro. Attenzione Parolo, attenzione, la palla rimane lì, il contrasto scivolata, e però sempre a loro va Collins. Però attenzione, la perdono. Marchisio, Candreva subito di prima, così, sempre, sempre di poco, non la prendiamo. Attenzione, perché non si toglie, ce l'hanno incollata ai piedi. Attenzione Darmian, vediamo un po', un minuto di recupero, vediamo se riusciamo a fare l'ultimo scatto della partita. Cambio di lato incredibile, è Sharawi, e non fischiare adesso, ma perché devi rovinare le azioni? Non lo so. Comunque, va bene così, rimonta dopo l'intervallo, ottimo, e andiamo avanti con 6-1, ragazzi, quindi partita fatta molto molto bene. Ora facciamo, ragazzi, come sempre i nostri 5 allenamenti e vediamo un po' se riusciamo a raggiungere la quota 80. Vediamo un po', un bel CDCCF, aumentiamo un pochettino, ma ancora non siamo arrivati ad 80. Prossima partita col Bologna, vediamo un po' se siamo in campo. Eravamo molto stanchi, infatti andiamo a simulare, è giusto così, eravamo veramente stanchissimi, abbiamo giocato tutta quanta la partita. Vediamo un po' la Roma cosa fa, un bel 2-0 con gol di Gervinho e gol di Turbe. Benissimo, adesso la prossima partita, ragazzi, è di Champions. No, gli allenamenti, fermati, devo fare gli allenamenti. Fermati, interruzione, fermati, bravissimo, meno male. Sono riusciti a farne e non li ho persi. ICCDB, ottimo. Adesso sì che possiamo, ragazzi, avanzare e giocare la partita contro il Lake Poznan. Andiamo a vedere anche la classifica, ragazzi, del girone. Intanto qui valutazioni 10. Come ho fatto ad avere 10, ragazzi, di valutazione media se ogni partita ho concluso con 9? Questo è un bug incredibile. Valutazione 10, come ho fatto? Un gol, ne ho segnati 9, percentuale di realizzazione 30%, e però non sono riuscito a fare nessun assist, e questo è veramente molto molto brutto. Comunque, questa è quella classifica, ragazzi, noi siamo al primo posto con 7 punti. Attenzione, perché è un girone molto molto equilibrato, abbiamo Manchester City e PSG, quindi sono veramente squadre che possono far punti da un momento all'altro. Comunque noi con una bella vittoria dovremmo essere un po' messi al sicuro. Quindi per questo è tutto, ragazzi, nel prossimo episodio andremo a giocare la partita contro il Lake Poznan e poi la partita con l'Inter, quindi la sfida scudetto, ragazzi, tra la prima e la seconda. Perfetto. Quindi io direi, ragazzi, che anche nel prossimo episodio useremo la difficoltà leggenda, visto che ce la siamo cavati abbastanza bene con la partita contro l'Italia. Quindi per il momento teniamo la difficoltà leggenda. Noi ci vediamo con un prossimo video, ragazzi. Come sempre invito a lasciare un bel like per supportare al massimo. Questa sera cerchiamo di raggiungere e di superare i 200 like. Noi ci vediamo con un prossimo video, ragazzi. Bella.